Siamo all'interno del comitato elettorale di una contentissima e riconfermatissima sindaca Casciotti. Se l'aspettava? Secondo me sì. Ci speravo e in parte ci credevo, perché ero convinta che il lavoro di un gruppo che ha dato tanto in questi 5 anni per questa città fosse compreso dalla comunità, e così è stato. Quindi penso che la verità di ciò che abbiamo detto, la credibilità del lavoro svolto, la credibilità del gruppo e soprattutto la credibilità del nostro programma amministrativo che volge verso il futuro abbiano colto nel segno e soprattutto abbiano raggiunto i sentimenti e le aspettative della nostra comunità, alla quale va il mio ringraziamento. Il ringraziamento va tutta alla città di Alba Adriatica, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, che sono stati sempre con me durante questa campagna elettorale, che è stata molto lunga, molto faticosa. Non ho avuto padrini al mio fianco, non ho avuto partiti, ma la mia città e la mia comunità, punto di riferimento sempre, durante e costante, durante i miei mandati, è stata ed è restata con me. E questa è la più grande gratificazione per un sindaco. E devo dire anche rispettosi ed educati, perché nel momento in cui parla il sindaco sono stati in silenzio, insieme però a loro arrivano notizie importanti, perché non tutte le schede sono state ovviamente scrutinate, però arrivano ulteriormente messaggi positivi. Le devo fare anche una domanda complicata: ha lasciato qualcosa in sospeso che deve ricominciare a ricostruire già da domani mattina, oppure ha completato il progetto di 5 anni fa, iniziato 5 anni fa? Allora, gran parte del progetto è stato svolto e adesso ci sono 8 cantieri che sono aperti, molti diciamo stanno in fase finale, altri si chiuderanno nel giro diciamo di 20-30 giorni, ma il progetto che più ci sta a cuore è la riqualificazione del lungomare, che partirà dopo l'estate 23. Progetto esecutivo già approvato, validato, quindi adesso siamo nella fase d'appalto. I primi 100 giorni saranno dedicati già ad alcune cose che avevo preannunciato, come la riqualificazione di una rotonda sul cavalcavia, oltre alle 2 che abbiamo già riqualificato, la programmazione della stagione estiva, la fornitura di cestini nelle vie principali della città, e inizieremo subito anche la riqualificazione di una sede per anziani presso la Bambinopoli comunale, che è stata già finanziata. Quindi è un lavoro senza soluzione di continuità ed io sono felice di riprenderlo già da domani. Le chiedo se ci sono dei ringraziamenti da fare. Credo di sì, oltre ovviamente ai tanti candidati, alla squadra che ora è qui a sostenerla ed applaudirla, se c'è qualcuno che casomai ha lavorato nell'ombra, perché in politica forse si dice anche così, che non ci ha messo la faccia ma ci ha messo il cuore. Beh, onestamente chi ha lavorato nell'ombra, non mettendoci la faccia ma mettendoci il cuore, è stata sicuramente la mia famiglia. Quindi mia figlia, mio marito, mio genero, i miei fratelli, perché ho 4 fratelli, mia mamma che ha 92 anni, che sta seguendo tutto da casa e a breve la devo raggiungere perché ha desiderio di festeggiare con noi, e così farà. E poi il ringraziamento a questa meravigliosa organizzazione che ho avuto al mio fianco, ma l'ho detto, il ringraziamento va alla comunità, perché quando la comunità riconosce il lavoro di un sindaco e lo gratifica, il grazie totale va a loro, perché il contenuto e il senso del mio lavoro volge verso la città di Alba Adriatica, non ci sono altri sensi nel mio lavoro. Perfetto, e allora noi ringraziamo la confermatissima Antonietta Casciotti per la sua disponibilità. Direttore, prima di ridarvi la linea in studio, direi, visto che abbiamo silenziato i tanti tifosi, perché io amo il calcio, li chiamo tifosi più che sostenitori, io farei partire l'applauso di ringraziamento.